amici di BetPro, sono qui con Francesco Arena e country manager di BetPro. Perché è diverso questo torneo da tutti gli altri? Allora, il segreto sicuramente sta nello spirito di gruppo che contraddistingue questa azienda, perché comunque ci tengo sempre a sottolineare il grande spirito di gruppo e la grande collaborazione che c'è tra tutti noi, senza la quale non potremmo mettere in piedi questa come altre iniziative che facciamo. Per quanto riguarda il Malta Poker Dream, sicuramente è un torneo che si contraddistingue dall'altro perché comunque va sempre a unire il mondo del poker con il mondo dell'intrattenimento, che è da sempre il nostro obiettivo principale, cioè cercare quanto più possibile di far vivere il poker come una disciplina sportiva, perché alla fine questo è, allontanando sempre di più il concetto di gioco d'azzardo. E quindi chiaramente il fatto di inserire all'interno di un torneo di poker non solo lo spettacolo e l'intrattenimento, ma anche le emozioni, come abbiamo visto oggi. Abbiamo assistito alla lettura di una lettera che ha commosso il nostro presidente e tutti quanti noi, perché era veramente... ti fa capire qual è lo spirito del poker come spirito di aggregazione. Quindi questo credo che sia il segreto di BetPro e la formula vincente del Malta Poker Dream. Direi che ogni volta riuscite a trasmettere qualcosa magico e emozionante, e penso siete l'unici per questo. E sei un ragazzo molto giovane, con esperienze sulle spalle. Avete Malta Poker Dream e Poker Generation, come fate a tenere tutti questi impegni insieme? Allora, guarda, sicuramente sono giovane per la responsabilità che mi è stata data, ma sicuramente è merito di Fabrizio Crimi, che è una persona che tende a dare molta fiducia e a credere nelle persone con cui lavora, quindi assolutamente il merito è più suo che mio o di chi altro. E le iniziative sicuramente sono tante, ripeto, perché il nostro obiettivo è sempre quello di rinnovarci, di trovare nuove soluzioni, di stupire. L'ultima è stata il Film Poker Generation, un'iniziativa alla quale abbiamo collaborato fortemente come BetPro. Tra l'altro ricordo proprio che in occasione del film Poker Generation verrà lanciata una promozione per cui chi acquisterà i biglietti in prevendita avrà diritto all'accesso a un torneo free roll, nel quale praticamente sarà possibile per il vincitore vincere una sponsorizzazione da 20.000 euro. Quindi con un torneo free roll sarà possibile diventare un professionista da ben 20.000 euro. Quindi direi una possibilità incredibile per tutti i giocatori. Assolutamente, quindi da non perdere. Le sorprese non finiscono. Anche qui a Malta ci sarà un evento di free roll. Puoi già svelarci un po'? Sì, allora sicuramente ci sarà, in occasione del Malta Poker Dream, abbiamo organizzato un free roll un pochino particolare per sabato sera, un'occasione per festeggiare sempre con il poker, all'insegna del poker. Abbiamo organizzato quello che verrà chiamato un Crazy Free Roll, ovvero un torneo di poker dove l'unica regola è che non ci saranno regole. Poi scopriremo insieme tutti i dettagli nel corso dei prossimi giorni. Direi più di così, tutti i ragazzi che magari escono qui da gioco domani possono partecipare a Crazy Free Roll. BetPro non finisce mai a sorprenderci, ragazzi. Seguiteci e andiamo a cinema il 13 aprile. Il 13 aprile per Poker Generation. Tutti, quindi vi aspettiamo. Ciao ragazzi.